Lunedì 14 ottobre, sono le 12:15 minuti in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News per raccontarvi Milano, la città metropolitana, i protagonisti di Milano e quello che succede nella nostra città. Quest'oggi parliamo di qualcosa che ci farà compagnia per tutto il prossimo anno, insomma parliamo di una manifestazione, di un evento, di una mostra che finisce a settembre del 2020. Quindi insomma abbiamo tutto il tempo per andarcela a godere dove? All'Acquario Civico di Milano. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di balene a Milano e lo facciamo qui in compagnia di Malena Maddalena Iauda. Buongiorno, buongiorno Maddalena, a tutti. Ricercatrice dell'Istituto Tetis, una vita impegnata nello studio delle balene, dei cetacei e dei delfini, giusto Maddalena? Sì, esattamente. Tetis è un istituto che abbiamo fondato ormai più di 30 anni fa. Siamo un gruppo di biologi e il nostro obiettivo è ricerca scientifica sui cetacei, cioè balene e delfini, in particolare quelle dei nostri mari, e lo scopo è proprio per tutelarli, perché è importante tutelare proprio questi animali. Un istituto con già 30 anni di lavoro e nei mari, sempre nei mari. Tu hai fatto tantissima ricerca appunto proprio sul campo, come si dice in queste case, proprio in alto mare in questo caso. Sì. Ma questa volta non ci avete portato a noi al mare, ma avete portato appunto le balene a Milano. Perché è così importante averle portate qua nella nostra città? Esattamente, noi di solito portiamo le persone in mare a vedere i cetacei, questa volta abbiamo pensato di fare il contrario. Abbiamo pensato di portare le balene in città. Ovviamente non ci saremmo mai sognati di portarle vive, perché non solo non ci starebbero, ma non è assolutamente il caso. Siamo contrari alla cattività, che è una cosa ormai superata. Però siamo partiti da quest'idea che in realtà le persone tante volte pensano a posti remoti quando si parla di balene, e invece le balene sono molto più vicine di quello che pensiamo, sia in senso metaforico, perché tra tutti gli animali del mare sono quelli più simili biologicamente a noi, perché sono mammiferi, mammiferi marini appunto. Infatti bisogna subito sfatare un mito, non stiamo parlando di pesci, giusto? Esattamente, non sono pesci, anche se può sembrare dalla forma, ma sono invece organismi molto complessi, respirano aria, partoriscono piccoli, quindi hanno proprio una biologia da mammifero. E l'altro motivo è che sono vicini anche proprio in senso letterale. Siamo andati a vedere e in linea d'aria da Milano, per esempio un capodoglio, che è un grosso cetaceo che può essere anche relativamente costiero, può essere a una distanza di qualcosa come 120 km in linea d'aria. Quindi le abbiamo veramente molto vicine. I nostri vicini di casa, dovrebbe dire. Esatto. E quindi in questo appunto, in quest'ottica di farci conoscere meglio appunto i nostri vicini di casa, avete istituito questa bellissima mostra che dura appunto un anno, che però è molto variegata, perché appunto non è, cambierà in questo anno, con anche tanti eventi e momenti anche di informazione e divulgazione, soprattutto perché quello che a voi preme so è far conoscere il più possibile questo animale, questi animali, proprio per divulgare quello che sono e i rischi che corrono anche, giusto? Esatto, è una mostra, si chiama Digital Whales ed è stata realizzata grazie alla Fondazione Cariplo, che ci ha permesso appunto a noi come Tetis assieme alla cooperativa Verde Acqua di realizzare questa iniziativa che è tutta digitale, perché si compone di diverse parti. E quindi ci sarà, da una parte è possibile visualizzare con i sistemi che più abbiamo sotto mano in questo periodo, cioè il telefonino oppure il tablet, e si potrà visualizzare di volta in volta una specie. Adesso abbiamo iniziato col capodoglio, e vederla proprio in grandezza naturale, farci anche una foto assieme volendo, no? Quindi ci sarà questa parte spettacolare. E in più abbiamo voluto aggiungere tante piccole pillole di informazione, in maniera da dare veramente, oltre alla spettacolarità, dare anche proprio tante informazioni e spiegare alla gente tutto quello che c'è da sapere su questi animali, che sono veramente affascinanti, c'è tantissimo da dire. Quindi sparsi tra le vasche uno troverà dei QR code, quelli che vediamo ormai dappertutto,
e con cui accedere proprio ai contenuti specifici, potrà essere un filmato, un'informazione, a seconda delle animazioni anche, oppure i suoni dei cetacei. E in più ci sarà anche una parte che uno può portarsi a casa, che abbiamo chiamato takeaway, e Ah. complessivamente avremo qualcosa come 150 pillole di informazione. Perché ogni 2 mesi Ogni ci 2 mesi, saranno contenuti nuovi per tutto un anno. certo. Ecco, appunto, ricordiamo le date di questo bellissimo, di questa bellissima manifestazione che dura appunto quasi, no, praticamente Un anno un anno intero intero. perché è stata inaugurata È il stata inaugurata il 21 21 settembre, settembre e andrà avanti fino al 30 settembre fino al 2020, 30 giusto? settembre, quindi adesso abbiamo la puntata, per così dire, del Capodoglio, Perfetto. che è il primo animale Beh, giustamente, come che abbiamo. le serie Netflix, no? Bisogna mai bisogna serie, fare le puntate, le cose, anche la nostra Esattamente, mostra, giustamente, esattamente. seguirà. E quindi da dicembre invece avremo un'altra specie, sarà la balenottera, altrettanto spettacolare. Ricordiamo all'Acquario Civico di Milano. Esattamente, in Viale Ok. Gadio, quella nel Parco Parco Sempione. Sempione, per intenderci. La cosa interessante di questa mostra, appunto, è che vedremo e conosceremo cetacei, giusto la parola cetaceo, Sì, giusto? Ok, non sì. pesce, sono pesce cetacei Esatto. che vivono però nelle nostre aree, appunto. Non andremo a, magari poi, non so, magari ci saranno anche divulgazioni su altri tipi, ma adesso appunto stiamo parlando della balenottera che è nelle nostre aree, nella nostra area, ad esempio del Mediterraneo soprattutto, dicevi, Esatto. no? Noi abbiamo fatto riferimento proprio alle specie che sono quelle consuete nei nostri mari, in particolare in una delle aree di studio di Tetis, che è il santuario Pelagos, che comprende il Mar Ligure, il Mar di Corsica, è una grossa area protetta proprio per i cetacei. E quindi abbiamo il capodoglio, abbiamo la balenottera, poi avremo la stenella, ma anche gli altri delfini, insomma, diciamo un po' il gruppo dei delfini, poi il globicefalo, che è un delfino un po' particolare, molto interessante, e poi abbiamo pensato di aggiungere comunque altre due specie che in Mediterraneo sono occasionali, che danno un'impronta un pochino più internazionale, che sono la megattera, che è quella che salta, quella che siamo abituati a vedere nelle foto così, e l'orca, che è estremamente affascinante, che comunque nei nostri mari Ogni tanto fa una capatina. ogni tanto capitano. E la maggior parte delle informazioni però sarà proprio legata alle informazioni che abbiamo noi di prima mano, cioè quello che vediamo noi Anche perché sui appunto, nostri Maddalena, siamo cetacei. abituati di solito a pensare appunto a queste specie in mari lontanissimi o vicino ai ghiacci Dell'Antartide piuttosto che dell'Antartide o piuttosto appunto esatto. che nei grandi oceani, quando invece appunto le ritroviamo nel Mar Ligure, uno pensava un mare piccolo, invece molto accogliente, dicevi, anzi è diventato poi un santuario proprio dove è anche un'area protetta appunto in cui queste balene vivono e si riproducono. Nonostante però viene da dire sia un mare complicato, immagino, per loro da vivere, giusto? Quali Assolutamente. sono i... perché da sempre si è pensato che il problema grosso per la balena fosse la caccia alla balena, no? Ma invece sappiamo benissimo che qua appunto nessuno, spero che nessuno si veglia la mattina e vada a cacciare le balene nel nostro mare, ma non per questo le balene non sono in pericolo. Esatto, da noi non c'è la caccia, che non vuol dire che non ci sia purtroppo in altre parti del mondo, perché purtroppo è una cosa che ancora esiste. In Mediterraneo per fortuna no, però ci sono tante altre minacce. Allora bisogna pensare che il Mediterraneo è uno degli animali, dei Mari. mari più trafficati al mondo, quindi c'è un forte impatto e i cetacei sono un po' quelli che ne risentono. Per esempio, c'è l'inquinamento acustico, una cosa a cui noi non Infatti, pensiamo, non ci anzi, rendiamo mare conto. quiete, calma e serenità Calma e per tutti noi, quieta, e no? invece purtroppo non è così, perché il traffico marittimo è molto rumoroso, e bisogna pensare che i cetacei fanno affidamento soprattutto sull'acustica per orientarsi e per comunicare, perché questo ha una sua logica, perché in mare ci si vede solo nei primissimi metri, perché la luce poi non penetra. E quindi è logico che si affidino all'acustica. Però ci sono proprio delle grosse interferenze con il rumore di fondo che c'è in mare. Non è tutto, perché c'è anche l'inquinamento, diciamo così, tradizionale, chimico, i DDT, i PCB sono sostanze assolutamente nefaste che tendono a fissarsi nei tessuti grassi.
di tutti gli animali, ma sui cetacei lo vediamo particolarmente bene, quindi da questo punto di vista sono un po' un campanello d'allarme anche per noi. Ce n'è ancora, c'è l'inquinamento da plastica, adesso se ne parla tantissimo, è una realtà che il Mediterraneo è molto inquinato da plastiche, non solo, anche da microplastiche. Infatti, perché... mi dicevi, proprio questo, ci sono due specie diverse, poi mi facevi l'esempio, reagiscono diversamente a questo inquinamento da plastica. Da una parte dicevi chi proprio, cioè il classico sacchetto di plastica se lo mangia, tu cure, e chi invece filtra le microplastiche. Giusto? Allora, semplificando molto, sì. I soldoni... So che chiedere alla ricercatrice questa semplificazione è sempre una pugnalata, so che insomma, però sì, è giusto che sia così. Il capodoglio è un cacciatore, va a mangiare cefalopodi. E quindi è portato a ingoiare pezzi grossi, quindi nei capodogli spiaggiati spesso si trovano grossi pezzi di plastica. Le balenottere invece sono dei filtratori, sono animali che filtrano plancton perché hanno questi fanoni in bocca che fanno proprio, è proprio come un filtro. Okay. E quindi sono soggette più a un altro tipo di problema, cioè filtrano assieme ai gamberetti, filtrano le microplastiche. Cioè, cosa succede? Che la plastica che resta in mare non si degrada naturalmente, però si spezzetta. E quindi abbiamo tutti questi coriandoli che magari non si vedono neanche, ma che entrano nella catena alimentare. E quindi le balenottere sono più soggette a questo tipo. Non solo loro, purtroppo, cioè proprio tutta la catena alimentare, e finisce naturalmente nel nostro piatto. Vogliamo parlare di altre minacce? Abbiamo le reti, spessissimo i cetacei finiscono nelle reti, non perché qualcuno le voglia pescare, ma perché finiscono accidentalmente e affogano. Anche spesso in rete abbandonate, reti fantasma le chiamavate. Le reti fantasma sono un problema mondiale. Delle reti a volte vengono abbandonate e continuano a pescare. Sì, la rete continua a fare il suo lavoro. Continua a fare il suo lavoro e non serve a niente, però tantissimi animali finiscono catturati accidentalmente. I cetacei sono quelli più evidenti perché appunto affogano, essendo animali. Anche perché appunto ricordiamoci una cosa: non essendo pesci, appunto, essendo mammiferi, il cetaceo deve tornare a galla a respirare ogni esattamente tanto, no? Deve tornare regolarmente a respirare aria, quindi il famoso soffio della balenottera non è acqua come si vede nei fumetti, è aria, questa è l'aria che respirano. Un altro problema che mi dicevi prima, e poi so che appunto su questo è anche perché ve ne siete accorti nella vostra ricerca, è quello delle collisioni con un traffico davvero molto molto intenso nella zona, anche soprattutto mi viene in mente il Mar Ligure, cioè, pensavo a tutti i traghetti che vanno nelle varie isole, soprattutto c'è il problema grosso dei traghetti più veloci. Esattamente, quello è un problema che sta venendo fuori sempre di più, purtroppo. Succede che le navi particolarmente veloci spesso entrino in collisione e in generale, anzi quasi sempre, alla meglio il cetaceo senza quasi. Quindi e noi... infatti c'è proprio una foto molto interessante e quanto drammatica. Si può vedere appunto sulla parte posteriore, credo sia quella, giusto? Sì. Ok, sulla parte posteriore, quelle 3-4 linee ben nette che sono proprio il segno dell'elica. Quella è una balenottera a cui personalmente sono molto... Infatti, non è una balenottera per qualsiasi, perché sì. Maddalena poi le conosce tutte una per una, nome per cognome, no? Quasi tutte, diciamo. Una parte, sì. allora, quella sono particolarmente affezionata. Noi le possiamo distinguere una per una. Abbiamo una specie di anagrafe. Ok. Quindi dalle foto facciamo un catalogo, se la rivediamo la possiamo riconoscere. Questa non c'è neanche bisogno perché la si riconosce proprio immediatamente. E l'abbiamo chiamata propeller perché poverina chiaramente ha avuto uno scontro con un'elica. E c'è anche una storia dietro a questo animale, perché noi l'abbiamo vista la prima volta 9 anni fa. Abbiamo fatto le foto, poi non l'abbiamo più vista e non sapevamo cosa le poteva essere successo. Poi a sorpresa l'anno scorso è rispuntata, l'abbiamo vista noi, l'abbiamo vista altre, è stata vista addirittura a Portofino.
Allora, la buona notizia è che sta bene, è sopravvissuta a questo incidente. La brutta notizia è che lei la vediamo, le è andata bene, ma chissà quanti altri noi non li vediamo. Perché magari non era così quando l'avete vista 9 anni fa? No, stava già abbastanza bene anche 9 anni fa, okay. Cioè non era già abbastanza cicatrizzata. Okay. Però chissà quanti altri hanno lo stesso tipo di incidente, vanno a fondo e nessuno li vede più. Poi quando ci sono degli spiaggiamenti vengono esaminati, allora anche lì si vedono spessissimo segno di collisioni, però sicuramente una grossa parte ci sfugge. Senti, noi siamo qui a guardare appunto lo spiaggiamento, oppure in questo caso avrei avuto la fortuna di incrociarla ancora per fortuna in mare, ma dice c'è tanto tanto che non riusciamo a sapere di quello che può succedere appunto dalle collisioni. Esattamente. Poi noi come ricercatori vediamo gli animali quando vengono in superficie, ma è una minima parte della loro vita. Il grosso avviene sott'acqua, dove noi non vediamo, difficilmente vediamo con strumenti particolari, ma... Quanto ancora c'è da scoprire su questo tipo di mondo? Sicuramente tantissimo. Quando abbiamo iniziato 30 anni fa, veramente se ne sapeva molto poco, venivano studiati solo gli spiaggiamenti, appunto. E adesso invece si va in mare e ci sono anche strumenti più sofisticati per cui si possono seguire sott'acqua, addirittura si possono seguire da satellite, ma sicuramente la sensazione è che c'è tantissimo ancora da scoprire ed è un mondo assolutamente affascinante. Tanti appunto poi anche i meeting per lo sfatare, per qualcuno già oggi abbiamo cercato di farli, ma ancora meglio sarà appunto andare alla mostra Digital Whales in modo da scoprire ancora meglio e correttamente tutto quello che c'è da sapere sul mondo di delfini e balene. Ad esempio, la domanda che ho sui delfini è: perché si dice che sono così intelligenti i delfini? Cosa hanno di particolare? Quello è un argomento molto spinoso. C'è un po' questa leggenda. Sicuramente è un animale intelligente, nel senso che è un predatore, quindi ha bisogno di cooperare. I delfini cacciano in cooperazione tra di loro, un po' come i lupi, no? Quindi devono ingegnarsi. Già non è così buono come sembra, quindi cioè comunque... Dal punto di vista del pesce, certo, dal punto di vista pesce non è buono, cioè, però... Nessuno lo paragonava al lupo, lo paragonava più a Cappuccetto Rosso, se mai delfino, no? Sì, quindi, no, ma per me il lupo è un animale, vuol dire, è un animale molto sociale, che ha dei rapporti interpersonali. I delfini hanno dei rapporti tra di loro, sicuramente si conoscono, hanno dei fischi firma, quindi a volte si chiamano per nome addirittura. Ognuno ha un suo fischio che dice sono io. Quindi il mito dell'intelligenza nasce tu dove sei? Ecco. Sì, nasce forse un pochino anche dai delfinari, però appunto quelli noi non lasciamo perdere. Però no, quello che volevo dire è che sicuramente ha un'intensa vita sociale, si relaziona con l'ambiente, quindi non è un animale banale, non è un animale che non abbia una vita, diciamo, intellettiva. Però da lì a dire intelligenza, cosa intendiamo? La nostra intelligenza è diversa, non è paragonabile. A un delfino non servirebbe scrivere un romanzo e neanche gli serve fare la matematica, fare i conti. Come facciamo quindi a paragonarlo? Forse dal punto di vista di un delfino noi siamo degli incompetenti. Visto come stiamo trattando anche il suo habitat, verrebbe da pensarlo, sinceramente. Per esempio. Quante specie ci sono nel nostro mare? Allora, nel nostro mare abbiamo 8 specie considerate regolari, che vediamo regolarmente. Tra cui però alcune molto più frequenti, per esempio le stenelle sono i delfini che perlomeno nella parte occidentale sono quelli forse più frequenti. Non dico più comuni, perché c'è anche il delfino comune, che una volta era effettivamente il delfino comune. Più comune. Poi per qualche motivo è stato sostituito la stenella, oggi è rarissimo. Quest'anno ne abbiamo visto un branco, ma è in quella zona la prima volta che ne vediamo un branco. Altrimenti ci sono in Grecia, dove abbiamo un'altra zona di studio, ci sono in pochissime aree ancora rimaste, quindi il Mediterraneo, il comune, non è più comune. E di queste 8 specie poi ce ne sono 2 grandi, come abbiamo detto la balenottera comune, che è il secondo animale più grande mai esistito sul pianeta, dopo la balenottera azzurra. Quindi abbiamo
un animale da record noi in Mediterraneo. Parliamo di una pezzatura, per intenderci. Può arrivare fino a 20 metri, una femmina anche. Cavolo. Di più. Anche di più. Poi abbiamo appunto il capodoglio, che fa qualcosa come 13 metri in media, i maschi però. Un autobus da TM, per intenderci. Ecco, esattamente. E più varie altre specie, più quelle occasionali. Quindi 8 specie per un numero di esemplari all'incirca si gira su una stima che avete non fatto. Abbiamo una stima complessiva, no? Varia molto da un animale all'altro, da una specie all'altra. Ci sono specie che sono in pericolo però in questo momento, oppure sono tutte in pericolo, oppure come dobbiamo comportarci in questo caso? Beh, sicuramente sono tutte, hanno, c'è una classifica, ci sono vari gradi. Sì. Di pericolo, sicuramente in Mediterraneo sono tutte un pochino a rischio. Bisogna considerare anche che in Mediterraneo tutte le specie, quasi sicuramente tutte, lo si è visto per la prima volta sulla balenottera, ma vale anche per le altre, sono leggermente diverse dal punto di vista genetico rispetto a quelle dell'Atlantico. Vuol dire che c'è... La balenottera mediterranea è leggermente diversa, geneticamente parlando, dalla balenottera dell'Atlantico. Dell'Atlantico. Ah. Vuol dire che hanno sicuramente poco scambio con l'Atlantico, okay. Si riproducono in Mediterraneo e questo vale un po' anche per le altre. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo una popolazione solo nostra, molto particolare. Se perdiamo quelle popolazioni, abbiamo perso di biodiversità. Quindi, se sparisse la balenottera del Mediterraneo, magari... si ripopola anche dall'Atlantico se le condizioni ci sono, però non sarà più la stessa cosa. Quindi veramente è importante tutelarle e noi abbiamo pensato di cominciare proprio dal Mediterraneo, che è uno scrigno di tesori anche da quel punto di vista. Il Mediterraneo che veramente, come dicevamo, è a pochissimi chilometri da noi, quindi davvero ci può regalare grandi emozioni a pochi chilometri da noi. Inoltre le avete portate a Milano appunto le balene, però so che con l'istituto, come istituto Tetis c'è la possibilità volendo anche di invece andarla a vedere. Sì, nel proprio habitat, giusto? Esattamente, noi ogni estate abbiamo due progetti a lungo termine, uno è proprio nel santuario e l'altro invece nella Grecia Ionica. Uh-huh. Con due formule un pochino diverse, però il concetto è che chi ci permette di stare in mare tutta l'estate è il pubblico di appassionati. Okay. Quindi in Mar Ligure sulla barca. Quindi il pubblico appassionato non devono essere ricercatori, non devono possono anche non sapere niente. Possono anche non sapere niente, perché poi a bordo si tengono delle lezioni. Non dovete soffrire il mal di mare, ecco, quello ve lo consiglio. Ma anche su quello si può gestire anche quello. Quindi in Mar Ligure si sta sulla barca, invece in Grecia si sta a terra, si esce in gommone, se uno ha proprio paura del mal di mare. E noi teniamo le lezioni, mettiamo chiunque abbia voglia in condizioni di intanto vivere una bellissima avventura, ma poi anche di aiutarci proprio... sia operativamente, ci aiutano ad avvistare, eccetera, certo. E ci sponsorizzano, ci permettono di essere in mare pagandosi una quota di una vacanza studio. Una vacanza, infatti. Sì, e lo facciamo tutti gli anni, adesso quest'anno è appena finito, comunque da fine maggio, inizio giugno, fino a fine settembre. È una stagione lunga anche, quindi insomma. È una stagione lunga, sì. Ricordiamo le coordinate per venire a vedere però Digital Whales, dove è in esposizione? Esattamente, è all'Acquario di Milano, e Viale Gadio. Ricordiamo che ogni due mesi poi cambia, diciamo, il ogni protagonista. Ogni due mesi, quindi da adesso c'è il capodoglio fino a fine novembre. Da dicembre ci sarà la balenottera per ogni due mesi, poi ci saranno i delfini, poi i globicefali, poi la megattera e poi l'orca. Quindi ogni due mesi contenuti completamente nuovi. E ogni tanto anche qualche evento incontro per sapere ancora di più, per approfondire, giusto? Sì, esatto. Ci sono altri due incontri con i ricercatori, sarà uno in febbraio e uno probabilmente in maggio. Dove il pubblico può dialogare con i ricercatori, c'è una piccola conferenza e quindi dei contenuti in più e chi è interessato può proprio venire
a parlarci, noi volentieri spieghiamo, soddisfiamo le curiosità. Perfetto, Maddalena, siamo in chiusura. Io davvero ti ringrazio tanto per averci portato le balene anche grazie qui a voi. Milano All grazie News, anche perché insomma si vede che è un tema che ti appassiona da tanti anni, sì, secondo me sì, siete sì. veramente delle maggiori esperte che potevamo trovare, quindi sono davvero felice. Troppo buono. Vedo che te la porti sempre con te, anche una bellissima sì, sì. collana, sì, sì. fa capire la tua grande qualcosa, passione. Qualcosa ho sempre. Anche la mia, insomma appunto. Non le lasci, non le abbandoni mai, non le lasci non mai. Non le abbandono mai. Non si sa chi sta con chi, o se sono loro che non ti abbandonano mai, forse anche. Sì. Davvero, grazie mille Maddalena, grazie mille all'Istituto Tetis per la ricerca che porta avanti, per averci portato appunto insieme, ricordiamo, anzi anche alla Onlus Verde Acqua che collabora con voi a questo progetto. E grazie alla Fondazione Cariplo anche che ci ha Cariplo, permesso che, di far tutto. Come sempre fortuna apre il portafoglio e dà grandi finanziamenti per poter aiutare queste bellissime iniziative che siamo ben felici di raccontare qua a Milano News, davvero. Grazie mille Maddalena. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre Good Morning Milano torna domani qui in diretta su Milano News, domani e martedì. Si parla di periferie. Grazie mille, arrivederci, a domani.